Come ha fatto Young a passare da banali furtarelli alla rapina di un carico d'armi? Non saprei, forse è andato a una scuola serale. Ma che cosa stai facendo? Sto ammirando il mio splendore. Se mi facessi lo chignon, ti piacerei? Saresti ridicolo. Tornando a Young, anche i criminali hanno delle ambizioni. No, lui non è per niente ambizioso, lo fa per i soldi. Però potrebbe sapere chi ha organizzato tutto questo. Vero. Vediamo se indovini dove sta andando. O all'enoteca dietro l'angolo o dal nostro amico Young. C'è solo un modo per scoprirlo. Non perderla. Non hai visto? In quanto vada 0 a 100. Mi dispiace, no, ero troppo impegnata a urtare il poggiatesta. Va bene, ti procurerò un casco, ma nel frattempo... Reggiti forte, cara. Reggiti forte! Quello è Tony Young? Sì, è proprio lui. L'ha preso per l'orecchio. Non mi sono mai piaciuti i reality show. Neanche a me, io intervengo. Falli secchi, tigre. Io resterò qui a fare il divo. Devi andarti. Agenti federali! Non scappare! Lo seguo io! Ehi, tu! Non penserai di poter sfuggire a una 508 cavalli! Ma dove corri? Tanto è inutile! No! Sulla mia auto non ci sarebbe saltato. Era per dire. Già, è vero. Devo dire che è stato un colpo basso. Fa male? Tu e quella ragazza avete proprio uno strano rapporto. È vero, sembrate più Bonnie e Clyde che una coppia di fidanzati. Dove hai messo i fucili? Non so di cosa tu stia parlando. Hai sparato a due uomini e rubato un intero arsenale. In questi casi qual è la pena prevista? Non saprei, forse la sedia elettrica? No, qui da noi non usano la sedia elettrica. So che preferiscono il gas oppure l'iniezione letale. È vero, a Los Angeles fanno l'iniezione letale. Esatto. Io non ho ucciso nessuno. Ma qualcuno dovrà pagare per la morte di quei due poveri operai. Stavo solo seguendo delle istruzioni. Doveva essere un lavoretto semplice. Chi ti ha dato il lavoro? Byron Brown. Mi ha promesso che mi avrebbe pagato bene. E dopo quest'ultimo incarico avrei cambiato vita. È stato davvero il tuo ultimo incarico. Peccato che la tua nuova vita sarà dietro le sbarre. Grande. Punto per Kenzie. Avrei dovuto soltanto guidare. Possiamo sempre trovare un accordo. Non ho mai fatto del male a nessuno, davvero. Stai sgranando gli occhi, non mi convince. Come? Dove hai scaricato le armi? E a chi le devi vendere? In un magazzino tra la quarta e la Spring. Devo incontrare l'acquirente tra un'ora. Quindi noi siamo a posto. Oh, no, io e lei siamo a posto. Tu invece sei in attesa di verdetto. Diamo rinforzi e allerto subito i ragazzi.